valori che sono venuti fuori al momento giusto. Si riparte allora con il secondo tempo che inizia con il calcio d'inizio dato dal Milan, va subito a verticalizzare Strasser, pallone servito in profondità, adesso chiaramente diventa un 4-3-2 di fatto lo schieramento del Milan, come era già nel primo tempo visto l'arretramento di Strasser e l'arretramento a centrocampo di Valotti dopo l'espulsione di Eli, ma adesso in campo ci sono quattro difensori di ruolo con l'ingresso di Ferreira al posto del trequartista con il numero 10 per il Varese. Invece vedremo che cosa cambierà con l'ingresso in campo da parte di Amelotti dopo che il tecnico Tomasoni già nel primo tempo aveva più volte mescolato le carte cambiando le posizioni di diversi elementi come Parini e come De Feo. Peraltro ricordiamo che il Varese ha perso prima della partita Lazar per un infortunio subito nel riscaldamento e poi durante la partita dopo pochi minuti anche l'infortunio di Chiakis che ha privato il tecnico Tomasoni di due pedine sicuramente molto importanti, mentre qui c'è De Sole che evita la pressione da parte di Furlan, supera il giocatore avversario, cerca di verticalizzare per Ganza, recupera palla la formazione biancorossa con De Feo che aspetta un po' troppo forse a servire El Fardi che era in buona posizione al centro del settore offensivo, poi c'è il tentativo di aprire il gioco verso sinistra da parte di Bassi Borzani, recupera palla molto bene il Milan, attenzione all'affondo splendido da parte di Innocenti che prova ad allargare il pallone per Ganza, riceve Ganza nell'angolo, prova a effettuare il traversone che viene messo in calcio d'angolo dal Varese, il Varese sta lasciando spazi per il controllo del Milan e il Milan sembra in grado ancora di approfittarne. Sì, è chiaro che Varese sta cercando di spostare il suo baricentro più avanti, cerca di portare più uomini nella metà campo del Milan, ma il Milan è sempre pronto comunque a ripartire in contropiede, a ripartire con delle ripartenze molto rapide, molto veloci e cerca di colpire il Varese là dove dovesse lasciare degli spazi. Con molta calma Bertoni si dirige verso la bandierina per calciare, il Varese viene da 8 risultati utili consecutivi, ha perso soltanto una delle ultime 11 partite, il 28 gennaio 1-0 in trasferta contro il Chievo, aveva subito soltanto 2 gol nelle ultime 8 gare, quest'oggi ne ha subiti altrettanti, pallone basso, il movimento di Ferreira, lo stacco di Comi e il pallone in rete, il terzo gol del Milan, no, attenzione, Comi si è aiutato in modo irregolare appoggiandosi su Minelli e il gol viene annullato. Che bravo comunque che era riuscito comunque a staccare da posizione difficile, si è leggermente appoggiato all'avversario, però ha fatto vedere anche in questo caso le sue grandi qualità nel gioco aereo. Decisione dubbia, c'era sicuramente un minimo d'aiuto, l'abbiamo rivisto nel replay da parte di Comi, anche se è vero che questa è un'azione che molte volte verrebbe anche lasciata correre, visto che non c'è stato un vero e proprio appoggio da parte dell'attaccante rossonero, sicuramente un minimo di contatto sì, comunque sia gol annullato e rimane il punteggio di 2-0 a favore dei rossoneri. De Sole prova a rilanciare il pallone che viene deviato fuori da De Feo, sarà rimessa laterale proprio per il Milan con lo stesso De Sole che va a cercare in avanti Ganz, l'anticipo di testa di Truzzi, buono il dialogo con De Feo che si inserisce, rimpallo favorisce però il Milan, stacco di testa da parte di Baldane che cerca in avanti Ganz, recupera palla il Varese con Fiamozzi, adesso devono ancora andare ad appoggiare sui difensori centrali, giocatori biancorossi, Albertazzi il suggerimento al suo fianco, palla servita in verticale in direzione di Alvardi, deviazione da parte del Milan, tocco per Ganz, stacca Albertazzi che poi trattiene in modo irregolare Ganz, attenzione però perché il calcio di punizione no, viene giudicato a favore del Varese, quindi secondo l'arbitro è Ganz che inizialmente ha ostacolato Albertazzi, Ganz effettivamente va vicino ad Albertazzi anche se poi il giocatore che allarga il braccio sembra poi il difensore ex Milan ma attualmente nel Varese. Sì, ha allargato sicuramente le braccia Albertazzi nel cercare la palla, però Ganz si era in un primo momento disinteressato del pallone, era andato proprio alla ricerca del contatto col diretto avversario magari cercando di invitarlo a perdere l'equilibrio. Fiamozzi riesce a evitare molto bene il ritorno da parte di Bertoni e poi la sponda di Furlan, De Feo cerca il Vardi a limitare l'aria, anticipo molto buona da parte di Ferreira, si propone Bertoni ma il Milan è in inferiorità numerica, numero di Bertoni che salta molto bene l'avversario a centrocampo, poi malinteso con Ganz che aveva tagliato verso l'interno rispetto alla palla più esterna servita lì dal capitano e adesso Ganz va a lottare su questo pallone e commette fallo ai danni di Fiamozzi andando poi a scusarsi nei confronti del numero 7 del Varese. Sì, il Varese ha lasciato praticamente due centrocampisti soltanto davanti alla difesa, Bassi, Borzani e Truzzi con due esterni che agiscono proprio con il piede invertito, De Feo a destra e Amelotti a sinistra e due attaccanti Furlan e Elvardi a cercare di
di concludere tutte le azioni, però i due centrocampisti, come nell'ultima occasione, devono cercare di dare equilibrio comunque alla squadra. Se si inseriscono anche loro, creano spazio a ripartenze che potrebbero essere a questo punto determinanti. Lancio in avanti da parte di Baldana, fuori misura per tutti. Il Varese prova a ripartire sulla fascia sinistra, lo fa con Parini, tocco in avanti di Parini per Bassi Borzani, che non è mai riuscito davvero a entrare in partita, ed è un giocatore molto importante perché è il vero e proprio regista della formazione biancorossa. Apre verso la corsia di destra dove c'è Fiamozzi, che può stoppare il pallone a campo per avanzare il numero 7 del Varese. Suggerimento in direzione di De Feo, che prova a girarsi, palla dentro per il Vardi in area di rigore, battaglia con Ferrera che tiene bene la posizione, finisce a terra il Vardi. Ferrera poi prova a evitare che la sfera finisca in calcio d'angolo, in effetti l'ultimo tocco è di Elvardi, sarà rimessa dal fondo per il Milan. Riccardo Ferrera, che è arrivato dalla panchina, non è certo un giocatore di poca esperienza, viene da un vivaio importante come quello del Porto, è arrivato al Milan con grandissime aspettative sulle sue spalle, non ha avuto sempre tantissimo spazio in questo campionato, anche perché è stato fermato a lungo da un infortunio. Sì, molto bene Ferrera in questa occasione, ma l'aveva dimostrato ampiamente anche nella prima parte del campionato, dove era quasi sempre un giocatore titolare fondamentale per questa squadra. Credo che il Milan sostanzialmente stia soffrendo pochissimo, rimane molto, molto equilibrato, sta gestendo molto bene la situazione di inferiorità numerica. Sono 10 prima di questa le presenze di Ferrera in campionato, giocatore, come diciamo, arrivato in l'estate scorsa dal Porto, era rientrato dall'infortunio a disposizione di Dolcetti in occasione della gara con il Chievo della scorsa settimana, e quest'oggi ha la possibilità di assaggiare ancora il campo. Il Vardi in area di rigore, questa volta è Baldane che anticipa il numero 9 del Varese, rilancia in avanti da parte proprio di Baldane, palla che rimane in possesso dei biancorossi, conclusione dalla lunga distanza di Bassi Borzani, nessun problema per Narduzzo. Sì, la conferma di quanto dicevamo prima, comunque Bassi Borzani ha tentato la conclusione dalla distanza, perché il Milan nonostante tutto lascia pochissimi spazi agli avversari, è l'unica soluzione possibile, probabilmente in questo momento è la soluzione dalla media lunga distanza. Fiamozzi cerca De Feo, battaglia con De Sole, verticalizzazione, Furlan la posizione irregolare, può attaccare Furlan, Ferrera un po' in ritardo, recupera Ferrera, forse si aiuta anche con la mano, questo chiede Furlan all'arbitro e poi dirigendosi anche verso il guardaline, la terna arbitrale però lascia correre, e poi come subisce un intervento duro da parte proprio di Bassi Borzani, sarà calcio di punizione per il Milan con Comi, che ha provato a difendere questo pallone ed è stato toccato duro dal centrocampista avversario. È rimasto a terra però soprattutto Bassi Borzani, anche Comi inizialmente era rimasto giù ma poi si è rialzato, mentre il giocatore nativo del Brasile sembra avere qualche problema in più, anche se adesso si rialza, seppur zoppicando riesce a restare in campo Bassi Borzani. Calvano ha ricevuto il calcio di punizione battuto da Strasser, fermato molto bene da Furlan che recupera di forza il pallone, tocco per Elvardi, Di Feo di prima intenzione ancora dentro per lo stesso Elvardi, chiusura di Innocenti che dalla sua posizione di terzino taglia verso il centro per supportare il lavoro dei difensori centrali, poi De Sole va a cercare in avanti Comi che prova a difendere il pallone recuperato per il Varese da Fiamozzi, vede Bassi Borzani che c'è la possibilità di inserirsi a sinistra per Parini tocca in direzione di Amelotti, 1-2 con il passaggio di ritorno verso Parini anticipato da Ferrera che allontana il pallone spedito ancora nella metà campo del Varese. Sì, ancora una volta un intervento molto efficace da parte di Innocenti che come avevamo spesso detto nell'arco delle altre partite riesce ad essere molto bravo in diverse posizioni, molto duttile, le sue qualità, e ancora una volta lo ha confermato. Uno dei giocatori sicuramente più cresciuti in questa stagione per il Milan, Innocenti. A proposito di ex, anche De Feo che vediamo a lottare con De Sole, un giocatore che in passato ha vestito la casacca rossonera sempre a livello di vivaio, cerca adesso Truzzi di difendere questo pallone che viene però recuperato dai rossoneri con il buon lavoro da parte di Strasser, Bertoni nell'angolo viene fermato da Bassi Borzani e poi Fiamozzi che appoggia all'indietro su Albertazzi, si spinge in avanti il difensore ex Milan, tocco largo in direzione di De Feo che prova il controllo, si inserisce in mezzo Fiamozzi, tentativo di De Feo di innescare Furlan, buona la chiusura da parte dei rossoneri, adesso Comi prova a far ripartire il contropiede con Baldan che si sgancia dalla posizione del difensore centrale, c'è Ganza che segue l'azione, lo vede, lo serve Baldan, poi Ganza rallenta perché si accorge che non ci sono i numeri per proseguire il contropiede, tentativo di innescare Comi a sinistra, lancio di Calvano fuori misura. Sì, molto bene Baldan che ha interrotto la trama offensiva del Varese, poi è riuscito addirittura a accompagnare l'azione leggermente dietro, il suggerimento verso Ganza che ha
che non gli ha permesso poi di sviluppare l'azione puntando la porta avversaria. Tocco di Fiamozzi, largo verso sinistra, c'è Amelotti che si inserisce verso il centro, Strasser prova a fermarlo, lo fa in modo regolare, poi Innocenti ancora insegue il pallone, attenzione all'inserimento laterale da parte proprio del terzino del Milan che cambia passo, prova ad accelerare, Innocenti ancora se ne va via, azione straripante di Innocenti, fermata con difficoltà dal Varese e poi c'è il tentativo di Elvardi di servire in avanti i compagni, Furlan cercato dal pallone profondo di Minelli che però risulta troppo corto e allora il Milan può riprovare a proporsi con De Sole, tocco di De Sole per Ganz, da Ganz l'appoggia all'indietro è su Bertoni, Bertoni che serve Strasser, ha dovuto restare molto sulle sue Strasser senza mai cercare di avanzare a causa della situazione tattica che si è creata dopo l'espulsione di Eli e quindi non ha potuto proporsi come magari ci si aspettava in questo match, almeno fin qui, mentre De Sole riceve l'appoggio proprio di Strasser, il dialogo ancora fra i giocatori del Milan, Strasser che va a toccare il pallone su Ferreira, appoggio largo di Ferreira per Innocenti, Calvano che ancora dialoga con lo stesso Innocenti, adesso il Milan si accontenta di tenere il possesso del pallone, servito poi largo all'indietro, deve inseguirlo Baldan, appoggio di Baldan su Bertoni, possesso palla che non dà la possibilità al Varese di giocare, rete di passaggi molto fitta con il Milan che non concede la sfera agli avversari, ancora De Sole che la tocca su Baldan, da Baldan si va sul portiere Narduzzo che subisce un po' di pressione da parte dei biancorossi e preferisce mettere fuori il pallone, andiamo a campo da Gaia. Sì, perché è arrabbiatissimo Aldo Dolcetti, vuole il pallone in avanti nonostante la rete, la fissa appunto rete di passaggi, lui chiede il pallone in avanti ed è tutto quello che vuole dai suoi, come in questo caso si era presa tantissimo con De Sole nell'azione precedente. Volevo dirti anche che si stanno scaldando Carmona e Lora per il Milan, potrebbero essere loro a entrare per dare maggior vivacità insomma a questo gruppo rossonero che è in 10 uomini e con la velocità di Lora e la quantità che possono dare potrebbe essere sicuramente un apporto importante. Subito fallo Comi, adesso calcio di punizione per il Milan, vedremo se i cambi riguarderanno il settore offensivo con i rossoneri avanti 2-0 e in questo momento con la necessità soprattutto di tenere il risultato vista l'inferiorità numerica, cosa che però sta risultando fin qui, non dico facile ma comunque sicuramente alla portata del Milan, visto che il Varese nel complesso ha fatto abbastanza poco fin dall'inizio di questa partita, ha avuto un discreto momento, una buona occasione sullo 0-0 con Truzzi a cui si è opposto Narduzzo, era però un'azione di contropiede, la partita l'ha fatta fin dall'inizio il Milan che ha avuto quell'ulteriore scossa dopo l'espulsione di Eli e da lì in poi ha saputo anche concretizzare. Sì, i valori di questa squadra sono venuti fuori nel momento decisivo della gara e probabilmente anche del campionato, è riuscito in un momento delicato ad avere la meglio, ad avere la grande personalità per meritare questo doppio vantaggio. Il calcio di punizione battuto da Calvano, pallone teso respinto dalla difesa del Varese, prova Baldan a toccare in avanti in direzione di Ganz, la battaglia fra Ganz e Fiamozzi con l'ultimo tocco dell'attaccante rossonero, sarà quindi rimessa laterale per il Varese, sembra che Ganz abbia qualche problemino fisico, lo vediamo zoppicare un po' da qualche minuto, vedremo se sarà lui magari uno dei giocatori sostituiti nei prossimi minuti da Dolcetti, visto che si tratta, come diciamo in precedenza, di una situazione in cui al Milan in questo momento serve soprattutto tenere il risultato. Bassi Borsani cerca in avanti Furlan, il movimento da parte di Elvardi, Furlan allarga in direzione di Amelotti, Amelotti ingaggia questa battaglia che però viene persa perché c'è un grande lavoro difensivo da parte del Milan con il solito Innocenti, gran partita anche quest'oggi da parte del terzino con il numero 2 sia in fase difensiva che anche quando si è proposto in attacco. Strasser appoggia all'indietro sul portiere Narduzzo, il Vardi lì vicino lo evita Narduzzo appoggiando su Baldan, poi Baldan serve Bertoni che evita la pressione da parte di Bassi Borzani, Comi deve indietreggiare perché su di lui c'è Truzzi che cerca di ostacolarlo e poi il dialogo fra Strasser e Baldan con Baldan che va a toccare su Bertoni, ancora una volta il Milan contrariamente alle indicazioni di Dolcetti per adesso tiene palla nella sua metà campo, cercato poi Comi all'altezza del centrocampo, ancora Comi va indietro ad appoggiare su Bertoni, effettivamente vediamo che Dolcetti non sembra gradire questi ripiegamenti difensivi dei suoi giocatori, Calvano grande numero, splendido il lavoro di Calvano a centrocampo, cerca Ganza anticipato da Fiamozzi che esce molto bene arrivando sul pallone prima dell'attaccante con il numero 11, prova a ribaltare il campo Fiamozzi, cerca Furlan, si alza la bandierina, Furlan era in fuori gioco,
E allora sarà calcio di punizione per il Milan, che è pronto a effettuare un cambio. Andiamo a bordo campo da Gaia. Non perché zoppichi, in realtà sta benissimo, solo subito prima un piccolo contrasto, sta bene, però insomma ha corso tantissimo. Allora al suo posto l'imprevedibilità di Carmona, che rientra dall'infortunio. Questo ha chiesto a Dodolcetti di giocare dietro a Gianmario Comi, che sarà la prima e unica punta dietro, diciamo, tra le linee per Carmona. Probabilmente potrà fare anche un po' più di raccordo in effetti Carmona fra Comi e il resto della squadra, prendendo il posto di un Simone Andrea Ganz, che ancora una volta ha confermato il suo ottimo stato di forma, portando in vantaggio il Milan dopo la doppietta con tanto di gran gol al volo nella seconda occasione di mercoledì contro il Cesena. 3 gol in 2 gare per Ganz, e adesso spazio anche per Carmona in questo secondo tempo. L'abbiamo visto uscire per infortunio settimana scorsa in occasione della sfida con il Chievo, pareggiata 1-1, mentre qui Comi lotta su questo pallone, prova a guadagnarsi il calcio di punizione, ma invece alla fine il fallo lo commette lui, quindi si ripartirà con una punizione a favore del Varese. Vedremo quanto sarà in grado Carmona di incidere, considerando lo stop per infortunio e il fatto che aveva dovuto saltare proprio per questo stop fisico la gara di mercoledì con il Cesena. Sì, anche se non in perfette condizioni, comunque a girare le spalle di Comi sarà molto abile comunque a tenere palla, a gestire le situazioni, a far salire i compagni, e nell'ultima parte della gara, dove sicuramente si farà sentire questo grande dispendio di energie che ha avuto il Milan. Un po' di pressione su Bordignon portata da Comi. Bordignon cerca a sinistra Parini, in mezzo c'è Bassi Borzani, tocco in direzione di Truzzi. Fiamozzi prosegue l'azione, si allarga De Feo, lo scatto di Elvardi che scivola, contrastato da Baldan. Si continua a giocare per il vantaggio con De Sole, che può attaccare per il Milan. Suggerimento in mezzo su Carmona, che alza la testa, avanza il giocatore spagnolo ex Barcellona. Al suo fianco c'è Bertoni, che riceve il tocco d'esterno sinistro proprio di Carmona. Bertoni va in mezzo da Calvano, la sponda di Calvano per Strasser. C'è spazio per l'inserimento laterale da parte di Innocenti, che si porta la palla verso il centro del campo e poi tocca all'indietro per Baldan. Ancora una volta il Milan in questo caso non affonda, con molta calma riparte dalla fascia sinistra, dove De Sole supera bene De Feo. Bertoni ha cercato da tre avversari, appoggia ancora su De Sole e il terzino serve Ferreira. Va basso in verticale Ferreira a cercare il taglio verso l'esterno di Comi, in vantaggio Minelli, ostacolato da Comi. Il pallone termina in fallo laterale, la rimessa sarà a favore del Varese. Il tempo passa, il Varese deve provare a recuperare 2 gol. Ricordiamo che il Milan non sarebbe qualificato matematicamente in caso di pareggio fra Chievo e Brescia, come effettivamente si sta verificando ad Desenzano, perché ci sarebbe ancora la possibilità matematica per il Chievo di raggiungere i rossoneri, visto che Chievo ha il vantaggio dei confronti diretti. Ma comunque in questo momento basterebbe poi almeno un solo punto per conquistarsi l'accesso diretto alle Final Eight. Ferreira con un buon intervento molto pulito in fase difensiva, Strasser che va a toccare per Baldan, piccolo tocco di Baldan su Bertoni che ci mette una pezza comunque anticipando De Feo, e poi De Sole servito a sinistra, prova a verticalizzare De Sole, ma la palla è troppo lunga per tutti, compreso Carmona. Sì, mister Dolcetti non vuole sicuramente leggerezze in fase di costruzione, perché abbiamo visto anche nella prima parte di questo campionato in cui il Milan comunque si faceva rimontare proprio per questo eccesso di sicurezza, di personalità, e poi poteva diventare uno svantaggio nel proseguo delle gare. In effetti anche nelle ultime due, ricordiamo, Milan recuperato sia dal Chievo che 2 volte dal Cesena, ma in quel caso il gol di vantaggio era soltanto uno, questa volta sono 2. Cross di Fiamozzi, Elvardi anticipato bene da Ferreira, palla che finisce nella zona dove c'è Parini, buon lavoro di Calvano nell'impedire al numero 6 avversario di arrivare sul pallone. Tocco in direzione di Innocenti che spara in avanti la sfera in direzione di Carmona, lo stacco di Albertazzi in anticipo sul giocatore spagnolo, poi però c'è il buon lavoro di Bertoni che tocca ancora in direzione dello stesso Carmona. Battaglia fisica fra Carmona e Truzzi, finisce giù il giocatore spagnolo, tutto regolare però l'intervento da parte di Truzzi. La sponda di Furlan poi allarga di prima intenzione verso sinistra, Bassi Borzani mette giù la sfera a Melotti, al suo fianco si propone anche Parini, va verso il centro a Melotti, cerca di allargare poi in direzione proprio di Parini che può crossare con il mancino in direzione di Furlan, stacco di testa di Furlan, palla buona per Alvardi, gliela toglie
toglie Furlan, poi da fuori prova la conclusione con il numero 11 Truzzi, ma la posizione di Furlan era chiaramente di fuori gioco e quindi nulla di fatto per il Varese. Sì, poteva essere un'ottima possibilità questo per gli attaccanti del Varese, però si sono ostacolati i due attaccanti varesini proprio nell'occasione che poteva risultare decisiva. Eh sì, davvero Elvardi e Furlan si sono ostacolati a vicenda con l'uno che ha tolto il pallone all'altro e allora la manovra del Varese non è andata a buon fine. Rinvio dal fondo, calcio di punizione per il portiere Narduzzo, palla dalle parti di Comi, stacco in anticipo di Albertazzi, Bertoni mette ordine appoggiando su Calvano, palla buona per Comi, mezzo tre avversari, ancora si scontra con Albertazzi che ha la meglio, Bassi Borzani verticalizza per Furlan, uno contro uno con Paldana, palla buona per Elvardi sulla tre quarti offensiva, prova a saltare Ferrera che si oppone bene a Elvardi, è entrato molto bene in partita il difensore portoghese. Innocenti tocca in direzione di Strasser, pressato da Elvardi, deve allargare la sfera in direzione di De Sole che con il mancino va a toccare su Comi, lo stop da parte di Comi che riceve spalle alla porta, aspetta compagni su cui appoggiare il pallone, lo fa servendo Carmona, si fa vedere Calvano che riceve da Carmona in mezzo a 4, Calvano prova a passare, recupera palla il Varese con Truzzi, tocca in avanti per Elvardi, subito Strasser, c'è ancora Truzzi che può cercare di restituire la palla allo stesso Elvardi, buon lavoro di Baldan, molto bravo Calvano a servire Carmona, attacca il Milan 3 contro 3, Carmona va da solo, salta un avversario, limite dell'area, Carmona cerca dall'altra parte, in buona posizione Comi, lo stop, la conclusione respinta, la palla ancora buona per Comi che prova a girarsi, la battaglia con Minelli che lo chiude verso il fondo, finisce a terra Comi, Minelli recupera il possesso del pallone, il Varese ne esce. Sì, grande azione di Carmona che ha liberato molto bene Comi, ha tentato una conclusione a botta sicura, è stato provvidenziale in questo caso il recupero con grande tempismo da parte di Minelli. C'è spazio per l'avanzamento di Fiamozzi che serve De Feo, 1-2 con Fiamozzi che riceve il passaggio di ritorno, Strasser recupera bene sul numero 7 del Varese e poi Paldan che prova a servire Carmona, è falloso l'intervento di Truzzi su Carmona, calcio di punizione per il Milan che continua nonostante l'inferiorità numerica che ovviamente c'è sempre ad avere tanti spazi per le sue avanzate veloci, per i contropiedi, a creare più occasione di quanto non faccia il Varese che davvero quest'oggi non sembra riuscire a proporsi come abbiamo visto fare spesso i biancorossi in questa stagione. È vero Matteo, però il Milan deve tenere molto alta la concentrazione perché basta un guizzo, una giocata, un lampo per cambiare subito l'inerzia di questa gara. Comi cercato dal calcio di punizione, battuto da Narduzzo, De Feo appoggia per Fiamozzi, il dialogo fra i due esterni del Varese con Fiamozzi che riceve il passaggio di ritorno e poi Truzzi che appoggia dall'altra parte dove c'è Minelli che apre verso sinistra per Parini, avanza Parini, l'incrocio fra Furlan e il numero 16 Amelotti e poi la palla portata avanti da Bassi Borzani che vede l'inserimento a destra di Fiamozzi, serve il numero 7 del Varese che può attaccare De Sole, buono l'intervento del terzino del Milan che prende il tempo all'avversario e devia la palla in fallo laterale, possono avanzare i giocatori del Varese con Truzzi vicino a Fiamozzi, un paio di spinte fra Truzzi e Carmona, Fiamozzi cerca De Feo che finisce a terra dolorante dopo l'intervento di De Sole, infortunio al ginocchio per De Feo, vediamo se il Milan se ne accorge e il pallone viene buttato fuori, qui rimpallo per poco, non favorisce il Varese, ancora Fiamozzi ostacolato in modo irregolare da Comi, con Fiamozzi che reagisce, qualche parola fra Comi e Fiamozzi, calcio di punizione per il Varese, con detto che fortunatamente intanto si è rialzato senza problemi. Sì, era importante comunque non perdere anche questo giocatore per il Varese, già ne ha persi tanti, è tutto importante in una partita molto importante, sicuramente questa è una punizione da posizione vantaggiosa dove il Varese può portare tanti giocatori in area avversaria. Pronto Fiamozzi a battere questo calcio di punizione, pallone alto verso il limite dell'area piccola, mette fuori la difesa del Milan, Calvano può attaccare anche se solo in mezzo a 4, Carmona lo segue, Calvano se ne va via in percussione, ancora Carmona al suo fianco, va da solo, Calvano aspetta, cerca di passare in mezzo a 2, l'intervento è falloso di Amelotti su Calvano, molto bravo Calvano a guadagnarsi un calcio di punizione dal limite e c'è anche il giallo per Amelotti. Sì, grande azione di Calvano che probabilmente non aveva mai preso in considerazione di servire Carmona, ma era deciso a puntare la porta avversaria, di liberarsi per il tiro, si è guadagnato comunque un buon calcio di punizione. E adesso ovviamente non potrà più riprovarci Valotti che all'inizio del secondo tempo ha lasciato spazio a Ferrera, vedremo se sarà Bertoni a cercare la soluzione da quella posizione o anche Carmona che è un ottimo colpitore di punizione che potrà cercare il suo sinistro da quella distanza
Vediamo infatti proprio Bertoni e Carmona sul punto di battuta con la barriera sistemata dal Varese con in questo momento quattro elementi. Milan che ha già più volte dimostrato di poter essere molto pericoloso sulle palle native, proverà ad esserlo anche qui con Carmona pronto eventualmente con il mancino o Bertoni con il destro, ma credo che sarà Carmona a battere. Parte infatti lo spagnolo, pallacino verso il palo che colpisce proprio il montante. Milan fermato dal palo, sfiora il terzo gol Carmona. Ha avuto ancora una volta un impatto su questa gara meraviglioso questo giocatore che ha una facilità di calcio impressionante. Ancora una volta si è presentato dal limite, ha calciato e soltanto il palo è stato ad impedirgli di festeggiare un'altra volta. Poteva essere un gol per certi versi simile a quello di Valotti, seconda punizione eseguita molto molto bene dai rossoneri questa volta con l'altro specialista ovvero Carmona. Terzo gol sfiorato dal Milan che ancora recupera palla, Varese che sembra davvero un po' sulle corde. De Sole riceve da Carmona, si inserisce in mezzo allo spagnolo, prova De Sole a saltare Albertazzi che lo ferma in modo aggressivo ma giudicato regolare. Fiamozzi prova a far ripartire i biancorossi mentre c'è anche Comi lì vicino che cerca di mettere un po' di pressione sui difensori del Varese, prova Fiamozzi a riportare in avanti la squadra. Compagni da servire, poi appoggia il mezzo su Bassi Borzani, tocco di prima intenzione per il Vardi, in vantaggio Ferreira, ancora palla sui piedi di Strasser. Davvero il Varese non riesce mai a sfruttare la superiorità numerica creando in zone specifiche del campo una certa superiorità. Carmona prova a innescare come in mezzo a tre, non riesce a passare l'attaccante con il numero 9. Adesso il Varese prova a proporsi sulla parte sinistra del campo anche se Bassi Borzani viene servito sulla corsia centrale, tocco largo in direzione di De Feo, De Sole si oppone a De Feo, arriva a raddoppiare la marcatura anche Bertoni, pallone in mezzo per Bassi Borzani che lo gira in direzione di Furlan, può attaccare Furlan, si propone a Melotti, Furlan vede l'inserimento largo anche di un compagno, prova la conclusione dalla distanza, Furlan finisce fuori senza problemi per Natuzzi. Sì, sicuramente una buona conclusione di Furlan che ha tentato anche di dare una scossa a tutta la squadra, una squadra che ha subito inevitabilmente l'1-2 del Milan e ne sembra colpita nelle gambe ma anche nella testa. Altro giocatore ex Milan, peraltro Federico Furlan, classe 1990, quindi un fuori quota, due anni in primavera dal 2007 al 2009, poi prestito al San Marino in seconda divisione, poi tornato al Varese, prestato di nuovo al Monza lo scorso anno, ha giocato anche uno spicciolo di gara in Serie B l'anno scorso con la casacca del Varese. Quest'anno appunto tornato in biancorosso, 6 gol in 9 presenze con la primavera, quest'oggi però non ha mai avuto davvero la possibilità di incidere su questa partita. Appoggio largo di Furlan per Fiamozzi che può provare il traversone, allarga invece su De Feo, il tocco ancora in direzione di Fiamozzi, in area di rigore c'è Truzzi spinto fuori dalla difesa del Milan con Ferreira, tocco di nuovo largo per lo stesso Furlan che può puntare del sole, arriva a raddoppiare la marcatura Ferreira e Furlan si guadagna il calcio d'angolo sfruttando la deviazione di De Sole. Sì, molto bene, ha ottenuto il massimo perché De Sole aveva recuperato sui suoi passi con grande rapidità e ha guadagnato un buon calcio d'angolo. Siamo al 27esimo del secondo tempo, pronto Furlan a battere dalla bandierina, si scalda qualcuno nei pressi della panchina del Varese, deviazione di testa da parte di Minelli che ha soltanto potuto sfiorare la sfera terminata oltre la parte esterna dell'area di rigore del Milan, rilancio di Calvano all'indirizzo di Carmona, anticipo di Parini sullo spagnolo, palla recuperata ancora dal Varese, in avanti buono il tocco in direzione di El Vardi che viene chiuso da Calvano, taglia verso il centro a Melotti, El Vardi può calciare con il destro murato dalla difesa del Milan, Truzzi alimenta l'azione, prova la conclusione dalla lunga distanza ma spara ben lontano dai pali di Narduzzi. Sì, sicuramente poco precisa la conclusione di Truzzi, ma ancora una volta il Milan portava 7 giocatori dietro la linea della palla e non ha sofferto minimamente in questa situazione. Stefano Truzzi, giocatore del 1994, ancora a secco di gol in 18 presenze in questa stagione e adesso il Milan ripartirà dal rinvio di Narduzzo, mancano 17 minuti alla fine più recupero e sembra piuttosto tranquilla la situazione dei rossoneri mentre c'è Zambol che si sta scaldando per il Varese nei pressi della panchina, dovrebbe essere a questo punto lui l'ultimo giocatore inserito per i biancorossi mentre c'è uno scontro duro che coinvolge Carmona e il numero 4 del Varese Minelli, rimangono entrambi a terra ma riescono apparentemente a alzarsi senza problemi, sarà il Varese a battere il calcio di punizione con Carmona ancora un po' stordito che cammina
con calma verso la metà campo, tiene il possesso della sfera la squadra biancorossa, tocco largo in direzione di De Feo, cui si affianca proprio Fiamozzi, palla sulla corsia centrale per Bassi Borzani, tocco basso in verticale per Furlan, lotta il Vardi, la palla ancora buona per De Feo, serve il Vardi, cerca la manovra stretta il Varese, ma il Milan reagisce bene non lasciando spazio agli avversari per la manovra. Bertoni subisce la pressione da parte di Bassi che recupera splendidamente il pallone, tocco per De Feo, suggerimento in direzione di Furlan, ma c'era un fallo su De Feo commesso da Gianmario Cumi che viene anche ammonito, ricordiamo che peraltro rientra quest'oggi dopo un turno di squalifica, calcio di punizione per il Varese. Sì, eccesso di generosità da parte di Comi, che è sempre molto, molto abile nell'aiutare i compagni, si sacrifica tantissimo, l'ha fatto maggiormente in questa partita che era sicuramente evidenziata dall'espulsione di un compagno, in questo caso giusto l'ammonizione. Calcio di punizione quindi per il Varese con Fiamozzi pronto a incaricarsene, parte il numero 7 biancorosso, palla che spiave in mezzo, colpo di testa e pallone che termina fuori, ci ha provato Albertazzi che spesso su queste situazioni di palla inattiva si propone nell'area di rigore avversaria, ma in questo caso non è riuscito in torsione a inquadrare la porta. Sì, non è riuscito sicuramente a indirizzare la traiettoria, però è saltato molto bene al centro dell'area con un buon terzo tempo, buona l'iniziativa di Albertazzi. Rimane 1-1 il punteggio fra Chievo e Brescia con i Clivensi in 10 uomini per l'espulsione di Koulibaly per fallo da ultimo uomo, quindi situazione ancora sicuramente in divenire a Desenzano dove si sta disputando il confronto fra i gialloblu e la formazione bresciana, quella che viene messa fuori qui dalla difesa del Varese, ricordiamo che è una partita che riguarda da vicino sia Milan e Varese, se finirà in pareggio al Milan poi basterebbe soltanto un punto per conquistare l'accesso diretto alle Final Eight nell'ultima giornata che opporrà il Milan al Cittadella in trasferta, mentre il Chievo dovrà andare a giocare sul campo del Cesena, mentre l'Inter, che qualche minuto fa era in vantaggio 1-0 con il Bologna, sarebbe già da questa giornata qualificato matematicamente per le Final Eight. Dialogo del Varese con lo scambio fra Fiamozzi e Truzzi, tocco sulla corsia centrale per Bassi Borzani che allarga, c'è la possibilità di attaccare a sinistra per Parini, suggerimento in mezzo ancora per Bassi, prova l'azione personale Bassi, De Feo, palla buona, il Vardi limite dell'aria, prova a saltare del sole senza riuscirci, buona la chiusura da parte del terzino del Milan, Strasser tocca in direzione di Bertoni, poi Cumi dialoga ancora con lo stesso Bertoni che scatta in mezzo, c'è Largo Innocenti, lo vede, lo serve Bertoni, Innocenti rallente, appoggia su Calvano, Calvano si dirige verso il centro, va indietro a toccare in direzione di Baldan, il Milan ancora una volta si accontenta di gestire senza forzare l'azione offensiva come inevitabile in questa situazione. È di 2 gol in questo momento il vantaggio dell'Inter sul Bologna, raddoppio firmato da Duncan, quindi Inter ancora più vicino alla qualificazione matematica con un turno di anticipo alle Final Eight, mentre la palla viene persa dal Milan oltre la linea laterale, rimessa a favore del Varese. Sì, ancora una volta il Milan in fase di possesso cerca di guadagnare tempo, cerca di non affondare, di far recuperare soprattutto i 4 difensori al momento opportuno, poi sfruttare le qualità di Carmona e di Comi in particolare. Inter che peraltro adesso è in 10 uomini, sempre nella gara contro il Bologna per l'espulsione di Samuele Longo, ma il vantaggio di 2-0 rassicura i nerazzurri verso una possibile qualificazione matematica. L'appoggio di Furlan su Fiamozzi mentre il Varese sta per effettuare un cambio, fra poco andremo anche da Gaia Bordocampo per i dettagli, prova a proporsi a sinistra Parini, suggerimento in direzione di Amelotti, Amelotti cambia gioco, dall'altra parte c'è Fiamozzi che prova a spingere, la chiusura di De Sole, il cross di Fiamozzi in area di rigore, Narduzzo tiene il pallone in 2 tempi e quindi mette fine all'azione del Varese. Andiamo a Bordocampo da Gaia Brunelli. Sì, perché c'è il terzo ultimo cambio per il Varese, uscirà con il numero 9 Eluardi e entrerà con il numero 17 Zamble, di cui mi hanno confermato la pronuncia, per cui ripeto esattamente quello che mi hanno detto, si chiama Zamble. Perfetto, e allora mette fine, esaurisce i cambi con questo il Varese con l'ingresso di Jared Zamble, giocatore ivoriano in prestito dalla Cremonese al Varese, per lui 1 gol in 9 presenze in questo campionato primavera, anche 3 gol nel torneo di Viareggio. C'è adesso invece un cartellino giallo per Truzzi che si è reso protagonista di un'entrata decisamente dura ai danni di Gianmario Cumi ed eccolo qui il cambio che il Varese sta per effettuare, mentre rivediamo proprio l'entrata di Truzzi che vale il cartellino, va fuori appunto Elvardi, dentro
Zamble con il numero 17, forze fresche in attacco per il Varese, a cui resta però poco tempo per recuperare due gol. Sì, nonostante comunque la superiorità numerica, il doppio svantaggio, mister Tomasoni preferisce non forzare la gara lasciando un attaccante in più in campo, ma dare priorità comunque a un equilibrio di squadra che secondo lui magari può dare più vantaggi in questo finale di gara. De Sole cerca Calvano che riceve, sbaglia la porta, 1-2 molto buono con De Sole che ha spazio per attaccare, il limite dell'area, De Sole ancora se ne va, l'area di rigore, il contatto con Fiamozzi, tutto regolare, palla ancora buona per il Milan, chiede rigore De Sole ma l'arbitro fa proseguire, Calvano attaccato da due avversari, prova ad appoggiare ancora su De Sole, palla persa dal Milan, rivediamo il contatto, c'è forse una spinta nella schiena, non si capisce di quale entità da questa inquadratura, un minimo di contatto sicuramente c'è stato, ma De Sole protestando non ha contribuito al buon esito comunque dell'azione del Milan, che stava proseguendo con Calvano che aveva la possibilità ancora di giocare il pallone. Sì, però terrei a sottolineare l'atteggiamento di De Sole, che in un primo momento comunque è andato subito alla ricerca del pallone, si è tentato di rialzarsi velocemente per continuare la sua azione personale. Lancia in avanti la sfera, Ferreira la spedisce direttamente in fallo laterale, rimessa a favore del Varese con Fiamozzi, lo scambio fra Fiamozzi e Truzzi, attacca Truzzi, a suo fianco vede l'inserimento centrale proprio di Fiamozzi, dall'altra parte si propone Parini seguito da Bertoni, tocco buono per Amelotti, ancora cerca il dialogo con Parini ma l'inteso fra i due, recupera palla Innocenti, il Milan può attaccare con Bertoni che serve Innocenti, scatta in mezzo Carmona, Innocenti cambia passo, va a servire proprio il giocatore spagnolo, Carmona prova la soluzione dalla distanza e manca di poco il bersaglio, ha cercato il sinistro da fuori e l'esecuzione ha mancato davvero di poco la porta. Sì, per poco stava per colpire dalla lunga distanza, si era proposto anche molto bene Innocenti sulla destra che sperava in un suggerimento da parte di Carmona. Insomma, qualcosa sulla panchina del Milan, credo che ci sia un cambio in vista per i rossoneri, fra poco andremo da Gaia Brunelli per i dettagli, mentre il Varese si propone con De Feo che perde palla, fermato da Calvano, l'appoggio di Calvano su Strasser, da Strasser si va su Ferreira, Ferreira mette la palla sui piedi di Bertoni, il Varese prova a mettere pressione ma non riesce a togliere, a frenare questo possesso palla insistito da parte del Milan, Bertoni allarga in direzione di Innocenti, ancora l'appoggio su Bertoni, cerca lo scambio con Innocenti, palla recuperata dal Varese, Bassi Borzani può provare ad attaccare, si inserisce De Feo, lo vede Bassi Borzani, gran palla in area di rigore per De Feo, il pallonetto di De Feo e il pallone che finisce fuori di un soffio, grandissima opportunità per il Varese che sfiora il gol dell'1-2, si è anche fatto male De Feo sull'uscita di Narduzzo, il Milan intanto effettua il cambio, andiamo da Gaia a bordo campo. Entrerà infatti il terzo ultimo cambio anche per il Milan con Cristante che prenderà il posto di Simone Calvano che ha dato tutto, è stanchissimo e proprio Aldo Dolcetti in questa occasione si è rivolto a Cristante dicendo questo non lo dobbiamo più concedere, quindi insomma bisogna chiudere tutti i varchi in questo finale di partita a Varese. Applausi meritatissimi per Calvano e dall'altra parte prima però grande chance per De Feo, gran palla di Bassi Borzani che ha davvero innescato splendidamente De Feo, il cui pallonetto è finito di pochissimo fuori. Sì, purtroppo l'unica azione degna di nota da parte del Varese, ci aveva abituato durante l'arco di questo campionato spesso e volentieri a vedere azioni in velocità come questa, ottimo il taglio di De Feo che è stato sicuramente poco preciso nel pallonetto, però molto bravo ad invitare Bassi e Borzani nel filtrante. In casa Milan quindi uno spicciolo di partita anche per Brian Cristante, 20ª presenza stagionale per lui che è diventato il terzo giocatore più giovane di sempre quest'anno a debuttare in Champions League giocando 10 minuti nella sfida contro il Viktoria Plzen, giocatore ricordiamo di passaporto anche canadese visto che il padre è proprio canadese, ha scelto però di giocare con le nazionali giovanili azzurre, ha già collezionato 11 presenze con l'Under 17 italiana. E adesso c'è Carmona come giocatore più avanzato in questo momento con Comi che è rimasto a terra, anche se il possesso palla è ancora del Varese. Bassi Borzani cerca di aprire verso sinistra dove c'è Parini che può provare ad attaccare, il tocco in direzione di Amelotti, si propone Furlan, Amelotti va invece a cercare a destra l'inserimento di Fiamozzi, buono il controllo del numero 7, tocco di Fiamozzi per Truzzi, suggerimento
di Truzzi per Albertazzi, e l'azione del Varese ricomincia dal settore arretrato con Bassi Borzani che prova a proporsi, chiede palla a Fiamozzi a destra, Bassi Borzani appoggia ancora però su Albertazzi, non trova Varchi per avanzare il Varese, tocco basso verticale per Zamble, la sponda 1-2 con il tocco di ritorno nell'area di rigore per Zamble, Zamble in mezzo a due avversari prova a cercare il pallone, non può fare altro però che deviarlo verso il fondo, sarà rimessa per il Milan. Si aveva probabilmente un momento in cui poteva calciare al volo, un attimo prima ha lasciato scorrere la palla, si è decentrato e aveva in quel caso sicuramente meno possibilità di concludere a rete. Rivio dal fondo quindi per il portiere Narduzzo, ancora 6 minuti più recupero a disposizione del Varese con l'ingresso in campo di Zamble che fin qui non ha avuto molti palloni giocabili, a parte questo che gli è appena stato fornito da Truzzi, rimane a terra Minelli dopo un contrasto, Fiamozzi servito largo a destra, i giocatori si accorgono che c'è a terra Minelli che però si rialza subito, quindi il Varese può proseguire l'azione con Truzzi che cambia gioco, serve a sinistra Parini, tocco di Parini in direzione di Amelotti, deve però ripiegare lì dietro su Albertazzi il Varese, Albertazzi appoggia ancora su Bassi Borzani, prova a proporsi sulla corsia centrale, il giocatore italo-brasiliano sponda da parte di Zamble, buon lavoro di Carmona nel frenare Bassi Bertoni, ancora serve Carmona in mezzo a due, prova a passare Carmona, le finte, il doppio passo di Carmona che viene fermato poi dallo stesso Zamble, battaglia con Bertoni ancora che prova a servire Carmona, spazi strettissimi, il Milan ha la meglio nella battaglia con Strasser che innesca De Sole, può attaccare De Sole che ha molta voglia di spingere in questo finale di partita, prova la conclusione dalla distanza con il mancino ma non inquadra il pale di Bordignano. Sì, molto bene De Sole comunque nel voler incidere in qualche modo anche in fase offensiva, ha corso tantissimo, è stato molto concreto in fase difensiva nonostante la grande parte della gara in inferiorità numerica. Tunnel di Furlan molto buono su Ferreira, la chiusura di Innocenti, ci mette una pezza, calcio d'angolo per il Varese, quest'altra Ferreira si era lasciato superare da Furlan con un ottimo tunnel, è stato provvidenziale l'intervento da parte di Innocenti, calcio d'angolo per il Varese, mancano 4 minuti e mezzo alla fine, è assolutamente necessario per i biancorossi provare a concretizzare su una di queste azioni offensive, l'esecuzione con Truzzi che mette il pallone fuori, Bassi Borzani, Parini lo deve spingere verso la corsia laterale, cross tentato da Furlan, respinto da Strasser in area di rigore, attenzione al tentativo di controllo che però non riesce a Truzzi, poi lo stesso Truzzi commette fallo ai danni di Ferreira. Sì, il Varese ha cercato di dare continuità dopo il calcio d'angolo lasciando molti giocatori nell'area del Milan, però i rossoneri non si sono scomposti, hanno tenuto molto bene le distanze e guadagnato un calcio di punizione con Ferreira. Un po' di crampi probabilmente per Truzzi che è rimasto subito a terra dopo il contatto con Ferreira, prova a fare un po' di stretching il compagno Zamble, rivediamo il contatto fra Ferreira e Truzzi con subito Truzzi che fa capire di aver subito un piccolo risentimento muscolare, adesso però si rialza e dovrebbe riuscire a proseguire la sua gara, anche perché ricordiamo che il Varese ha esaurito i cambi con l'ingresso in campo di Zamble al posto di Elvardi in questo secondo tempo, calcio di punizione a favore del Milan con Narduzzo quando siamo quasi al 42esimo di questo secondo tempo. Milan comincia a intravedere il traguardo di una vittoria che metterebbe fine alla striscia di due pareggi consecutivi, Carmona nell'angolo può attaccare Minelli, lo punta Carmona, si inserisce anche Bertoni, ancora la battaglia fra Carmona e Minelli con il giocatore spagnolo che va ad appoggiare lì dietro su Strasser, Strasser deve sfuggire alla pressione di Amelotti, tocco poi in direzione di Innocenti che ancora cerca largo a destra Carmona, si inserisce verso il centro Bertoni, prova il traversone, Carmona in direzione di Comi al limite dell'area, intervento duro di Albertazzi, poi Bertoni prova a recuperare il pallone che viene rilanciato in avanti dal portiere Bordignon, rimessa laterale a favore del Milan mentre fa il suo rientro in campo Truzzi, ma sembra che l'intensità del Varese stia calando con il passare dei minuti e davvero il traguardo è molto vicino per il Milan. Sì, ma grande personalità anche del Milan nell'ultima azione, nonostante aver giocato gran parte della gara in inferiorità numerica, aveva portato su quell'azione di Carmona 3 giocatori nell'area di rigore, segno anche questo di grande coraggio e grande sicurezza. Calcio di punizione a favore del Milan, adesso per una dura entrata ai danni di Gianmario Comi, con il risultato di questa partita e la contemporanea vittoria, se sarà così, dell'Inter sul Bologna, il Varese è eliminato matematicamente dalla corsa alle prime due posizioni, chiaramente già invece sicuro di partecipare ai playoff di ripescaggio, se tutto finirà così sia qui che sugli altri due campi
ci sarà un Inter qualificato matematicamente e Milan e Chievo che si giocheranno l'ultima giornata la qualificazione, ma ripetiamo, al Milan basterà un punto in trasferta sul campo del Cittadella per guadagnare l'accesso diretto alle Final Eight. Albertazzi appoggia il pallone largo in direzione di Parini, su Parini c'è il tentativo di Bertoni di andare a prendere questo pallone, Parini trattiene Bertoni, calcio di punizione per il Milan che in effetti merita tanti elogi per come ha tenuto sempre molto alta la concentrazione. Sì, molto bene, comunque la squadra del Milan è riuscita a recuperare giocatori importanti, anche Valotti per ultimo comunque ha dato un contributo importante pur giocando soltanto pochi spezzoni di questo campionato, quindi è segno che quando la squadra del Milan è al completo con tutti i suoi effettivi è sicuramente una squadra di altissimo livello. Saranno 3 minuti di recupero, ci informa da bordo campo Gaia Brunelli. Carmona riceve all'altezza del vertice dell'area di rigore, viene messo giù, altro calcio di punizione per il Milan che aiuta i rossoneri anche perché chiaramente il cronometro continua a correre e c'è la possibilità di far passare qualche secondo oltre che di battere una punizione da posizione decentrata. Vediamo se anche da lì Carmona ci proverà direttamente verso la porta, cosa che aveva tentato qualche minuto fa da posizione invece più vicina al centro andando a cogliere un palo e quindi sfiorando il terzo gol per i rossoneri. È pronto a partire Carmona, Bertoni tocca la palla allo spagnolo, preferisce non affondare il Milan ma tenere palla proprio per avvicinarsi al 93esimo. Ecco che adesso vengono segnalati effettivamente i 3 minuti di recupero mentre Strasser ripiega all'indietro su Baldan, di Sole di fronte De Feo, prova a saltarlo, si fa vedere Cristante, appoggio di De Sole su Strasser e poi il Milan va a servire i difensori centrali con Bertoni che indietreggia, lancia in avanti all'indirizzo di Gianmario Comi, protegge bene il pallone dal tentativo di Amelotti, poi va a servire Ferreira che deve ripiegare sul portiere Narduzzo, rilancio di Narduzzo in avanti, stacco di testa da parte di Truzzi che ancora una volta subisce un infortunio dopo essere ricaduto a terra dopo il contrasto aereo con Carmona, lancio di De Sole in avanti per lo scatto di Cristante che prova l'aggancio ma non riesce ad effettuarlo, in vantaggio Albertazzi che subisce la pressione proprio di Cristante mentre siamo già 40 secondi oltre il 90esimo. Carmona prova a raddoppiare la pressione su Albertazzi che non può fare molto altro che mandare la palla in fallo laterale, quindi ancora il Milan può salire e usufruire di questa rimessa laterale in zona d'attacco con De Sole pronto a battere. I movimenti da parte di Comi, Carmona e anche di Cristante. Il Sole va a mettere la palla nella zona di Gianmario Comi che tiene in gioco il pallone e finisce a terra, si guadagna un altro calcio di punizione, quindi altri secondi importanti che trascorrono verso il 93esimo con il Milan apparentemente in totale controllo della situazione. Sì, l'ha fatto per tutta la gara Comi, si è sacrificato moltissimo, ha guadagnato calci di punizione molto, molto importanti, anche in questo caso comunque permette ai compagni di recuperare energie preziose. Calcio di punizione, anche qua il Milan non sembra deciso ad affondare ma soltanto a tenere palla. Carmona poi prova a girare intorno a De Feo, la palla finisce al di là della linea di fondo, poi Carmona dice qualcosa sicuramente non di troppo accomodante a De Feo reagendo a quello che riteneva essere un fallo subito dall'esterno offensivo del Varese. Ultimi tentativi di assalto per i biancorossi sulla corsia di sinistra con Furlan che non riesce però a servire a Melotti. Il Milan può provare ancora una volta a ripartire, prova a tenere palla Bertoni che viene fermato in fallo laterale da Melotti, rimessa laterale a favore dei rossoneri, manca a questo punto soltanto 1 minuto di recupero prima di certificare l'eliminazione del Varese dalla corsa alle prime 2 posizioni, ma ripetiamo ancora una volta, il Varese sarà sicuramente fra le squadre che parteciperanno ai playoff di ripescaggio. Comi prova ad andare via, molto buona la sua azione, finisce giù, si guadagna l'ennesimo calcio di punizione di un finale di partita in cui il Milan davvero ha gestito al meglio la situazione. Sì, in questo momento poi dopo tutti i giocatori in campo vogliono sicuramente dare il loro apporto, lo stesso Cristante che è entrato da qualche minuto comunque è sempre pronto a farsi vedere, a muoversi senza palla e a cercare di creare difficoltà agli avversari. Calcio di punizione per i rossoneri, riceve Carmona, l'appoggio di Comi, cross di Carmona per Cristante in area di rigore, palla buona per De Sole che prova a coordinarsi, non riesce anche perché viene ostacolato da De Feo. Zambra ha la possibilità di tentare un ultimo affondo ma non può farlo perché c'è Baldan che si oppone molto bene, finisce qui la partita. Il Milan giocando un tempo e mezzo in 10 uomini batte per 2-0 il Varese con i gol di Ganz e di Valotti. A questo punto al Milan basterà un punto per qualificarsi direttamente alle Final Eight. Possiamo andare
andare subito, direi, a bordo campo da Gaia Brunelli, che con il tecnico del Varese Paolo Tomasinetti. Gaia.